Grande prova di solidarietà dei friulani nei confronti della coppia rimasta senza casa e lavoro, che ha ricevuto cibo, soldi e disponibilità di alloggi e anche un posto di lavoro. L'appello della regione a Roma non è rimasto senza risposta, il governo manda una novantina di poliziotti e carabinieri in più per presidiare il Friuli. Dopo l'arresto dell'ex amministratore delegato di Veneto Banca si accelerano le indagini sulle truffe anche in Friuli, dove aumentano le denunce dei correntisti della Popolare di Vicenza. A pochi giorni dal tragico volo dell'ultraleggero precipitato sulle sponde del Tagliamento partono gli avvisi di garanzia della procura di Udine, oltre al pilota sono 6 gli indagati. È considerata una delle fabbriche modello della Magneti Marelli nel mondo, l'automotive lighting di Tolmezzo, 900 dipendenti, potrebbe ora finire alla coreana Samsung. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. C'è chi ha portato borse cariche di generi alimentari, chi ha donato dei soldi, hanno offerto loro supporto morale, ma anche mobili, un alloggio, un posto di lavoro. Guido e Antonella, la coppia rimasta senza occupazione e senza casa, è sopraffatta dalla generosità e dalla solidarietà dimostrata nei loro confronti dalla gente del Friuli. Alla fine Guido e Antonella hanno deciso di partire per Alessandria. Il titolare di un'azienda agricola ha sentito il loro appello, ha offerto loro vitto e alloggio e da gennaio lavoreranno in un agriturismo. Domani all'alba lasceranno, non senza nostalgia, la loro terra. Il Friuli, dicono alla vigilia della partenza, ha dimostrato una umanità che davvero non immaginavamo. Siamo tornati sulle rive del Cormor da Guido e Antonella perché c'è un lieto fine, anche se diverso da quello che abbiamo annunciato ieri. Questa, diciamolo subito, sarà l'ultima notte che passerete in tenda intanto. Sì. Anche mi dispiace da una parte lasciare. Quella che è stata la vostra casa per tanto tempo. Esatto, esatto. Comunque, vabbè, siamo tristi nel lasciare il Friuli, però ringraziamo tutti quelli che finora ci hanno dato una mano, sia psicologicamente che finanziariamente parlando. Quindi ringrazio anche il sindaco che mi ha lasciato il messaggino sulla tenda, assessore, assistenti sociali e via comunque. Ecco, stiamo parlando del comune di Tavagnaco che comunque ha seguito la vostra vicenda. Diceva Antonella, lasciamo il Friuli perché questa è la decisione che avete maturato dopo una proposta che avete ricevuto. Esatto, anche perché sembrava che la persona che abbiamo sentito fosse veramente sincera. Che proposta vi è stata fatta? Nel senso che qualcuno, tantissime migliaia di persone hanno visto il video con il vostro appello, in tanti hanno risposto, sono arrivate diverse proposte di aiuto, voi avete deciso di accettare quella che arriva da Alessandra. Che cosa vi è stato proposto? Questo signore che ha una fattoria in teoria ci ha proposto vitto e alloggio e naturalmente fino a gennaio, dopodiché ci darà anche una paga. Perché aprono di turismo. Quindi lavorerete in questo agriturismo? Sì, 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 senz'altro, senz'altro. Cercheremo di fare anche bella figura da friulani. Ma è vero che dopo l'appello che avete lanciato qualcuno vi ha portato borse della spesa? Le abbiamo sì, in tenda. Sì, sì. Anche soldi? Ah. Esatto, esatto. Qualcuno ci ha dato anche un'offerta. C'era una signora che ieri, rispondendo al vostro appello, vi aveva offerto anche lei vitto alloggio. Era una signora veramente educata, gentile. Però lì ho intenzione di ricominciare da zero, non dimenticando il Friuli ovviamente, perché vi ha spiazzato tutto il riscontro. Sì, sì, non credevo che ci fosse ancora tanta umanità nel Friuli, credo. Non solo in Friuli, anche in tutta Italia. E purtroppo il rischio di non avere più un tetto sulla testa e quindi di ritrovarsi da un giorno all'altro a vivere in strada è per tante famiglie sempre più alto. Ecco allora come pubblico e sociale affrontano l'emergenza.
Con la crisi, aiutare le famiglie in emergenza abitativa è diventato più difficile. Gli strumenti tradizionali, come gli alloggi ATER e gli stessi servizi sociali dei comuni, non riescono a dare risposte abbastanza tempestive e, in alcuni casi, rischiano di spezzare l'unità del nucleo familiare. Per questo, sia nel privato sociale sia nel pubblico, sono stati avviati progetti capaci di dare una mano a chi, da un giorno all'altro, si trova senza un tetto sulla testa. È il caso della Casa dell'Ospitalità di Cervignano, pensata per residenti dell'ambito. Gestita da una commissione comunale parrocchiale, è costituita da 5 appartamenti che ora danno ospitalità a 2 singole e a 3 famiglie con 5 minori. Aperta nel 2010, spiega l'assessore all'inclusione Federico Gratton, ha accolto una ventina di nuclei, seguiti dagli assistenti sociali con percorsi individuali. Siamo riusciti in questi anni a non lasciare nessuno per strada, ma servirebbero normative in grado di aiutare gli enti locali ad affrontare i casi di morosità incolpevole. Al reinserimento dei nuclei familiari nella comunità punta anche il progetto Grani della Caritas dell'Arcidiocesi di Udine. Si tratta di 9 alloggi semiprotetti e 4 per le famiglie autonome, ricavati per lo più da ex canoniche nei comuni di Udine, Nimis, Bevazzana, San Daniele, Trivignano e Codroipo. Inizialmente, dice la referente Emanuela Celotti, a usufruirne sono state famiglie di stranieri presenti da anni in Friuli, ma poi sono arrivate richieste anche da nuclei italiani. La permanenza media è di circa un anno, il tempo necessario per portare a termine i percorsi di reinserimento e di integrazione. Il Friuli chiama e Roma risponde. Il governo ha infatti deciso di potenziare gli organici delle forze dell'ordine in Friuli Venezia Giulia. Arriveranno 90 unità in più. Lo ha confermato questa mattina il ministro dell'Interno Angelino Alfano alla presidente della regione Deborah Serracchiani durante un incontro al Viminale. Sono stati assegnati in potenziamento ai presidi della Polizia di Stato della regione 51 unità, 17 alla provincia di Trieste, 7 a quella di Gorizia, 8 a Pordenone e 19 a Udine. 36 inoltre sono le unità di rinforzo nell'ambito del piano dei servizi di vigilanza estiva, 19 all'Arma dei Carabinieri e 17 alla Polizia di Stato in provincia di Udine. In regione è operativo anche un contingente di 90 militari delle forze armate per l'operazione Strade Sicure. 25 militari sono impegnati in provincia di Trieste, 20 in quella di Gorizia per la vigilanza al Cara, 45 a Udine per la vigilanza alla frontiera di Tarvisio. La Presidente Serracchiani, che nei giorni scorsi aveva scritto al ministro per chiedere un maggiore presidio del territorio in ragione dell'aumentato rischio di infiltrazioni mafiose e della cospicua presenza di migranti, ha espresso soddisfazione per l'attenzione che il Ministero dell'Interno sta dimostrando nei confronti della regione. La cronaca, tragedia questa mattina sul Monte Sernio in Valaupa poco prima di mezzogiorno. La vittima è Roberto Drioli, 70enne goriziano, noto per la sua produzione poetica. Questa volta non si è trattato di un incidente ma di un malore. Stando alle prime ricostruzioni, l'escursionista stava percorrendo il sentiero che da Lovè arriva alla parete nord del Sernio. Aveva da poco raggiunto la vetta assieme ad alcuni compagni quando è stato colpito da un infarto. Immediata la richiesta di soccorso che ha fatto scattare l'elicottero del 118 da Udine. Il personale sanitario ha constatato il decesso dell'uomo. A quel punto, dopo il via libera per il recupero della salma, sono entrati in azione i volontari del soccorso alpino di Moggio e delle Fiamme Gialle di Tolmezzo, trasportati dall'elicottero della Protezione Civile. E Leonardo Comelli, l'alpinista mugesano di 27 anni, morto in Pakistan, avrà una degna sepoltura. Il suo corpo è stato recuperato alle pendici dell'Ailapec. Il corpo di Leonardo Comelli, morto per un tragico incidente alle pendici dell'Ailapec in Pakistan, dove stava effettuando una spedizione con altri 3 amici, avrà finalmente degna sepoltura. Nei giorni scorsi, infatti, la guida alpina Michele Cucchi ha ritrovato i resti del 27enne alpinista mugesano, che erano stati travolti da una slavina, rendendone impossibile il recupero. Cucchi, che si trovava in zona per la sua attività, è stato informato da alcuni amici pakistani dell'avvistamento del corpo di Comelli. Così, dopo aver verificato il ritrovamento, si è messo in contatto con la famiglia del ragazzo e con l'ambasciata italiana, ricevendo il consenso per procedere con il recupero della salma. Da lì sono iniziate le operazioni che hanno consentito di garantire una degna sepoltura al giovane alpinista. Comelli era partito il 25 maggio alla conquista dell'Ailapec, vetta di 6.096 metri sopra il Gondogoro Glacier, assieme ad altri amici, il tarvisiano Zeno Cecon, il padovano Carlo Cosi e il goriziano Enrico Mosetti. L'obiettivo era quello di scalare e ridiscendere dalla cima sugli sci.
10. La tragedia è arrivata il 9 giugno, ormai alla fine della spedizione. Il gruppo stava rientrando dopo essersi fermato a circa 150 metri dalla vetta e aveva già avvistato il campo base. Forse una distrazione è stata fatale per il mugesano, scivolato davanti agli occhi dei compagni e precipitato per 400 metri lungo una parete di ghiaccio e neve. Un gruppo di una decina di scout di Trieste si è perso nei boschi nella zona di Lauco ieri pomeriggio verso le 18. Una donna ha sentito provenire dal bosco urla di ragazzini e, temendo che fossero caduti in un burrone, ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono così arrivati gli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Tolmezzo, che sono entrati nel bosco per cercare i ragazzi. Li hanno trovati prima che calasse il buio, spaesati ma sani e salvi. Pare essere una leggenda o un luogo comune comunque da superare quello che gli operatori, le operatrici dei centri massaggi cinesi lavorino in condizioni non regolari. È quanto sarebbe emerso dopo un'operazione dei carabinieri di Udine, che hanno passato al setaccio 15 centri. Su 40 dipendenti, 3 sono risultati irregolari. Un'ottantina di carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Udine, del nucleo ispettorato del lavoro e di quello antisofisticazioni e sanità hanno effettuato ieri sera una raffica di controlli simultanei in 15 centri massaggi cinesi di Udine e dell'Interland, in cui erano impiegate tra titolari e dipendenti una quarantina di cittadine cinesi, tutte in regola con il permesso di soggiorno. In 3 centri però sono state trovate 3 massaggiatrici impiegate in nero. Per questi 3 centri dove prestavano lavoro personale generalmente detto in nero, per semplificare, è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'attività, cioè da oggi quell'attività non è più in esercizio e si è aperta una procedura particolare che prevederà una regolarizzazione, un pagamento di sanzioni e una riattivazione dell'attività, se sarà possibile. Abbiamo acquisito una grande massa di documentazione assieme appunto ai colleghi delle 2 specialità che ci hanno supportato e che sono i nostri specialisti nella materia. Provvederemo a un'analisi più approfondita per gli ulteriori settori. Ecco, questa collaborazione nell'ambito dell'arma di più reparti è destinata a continuare anche in altri settori, in altri campi? È destinata a continuare, ma c'è sempre stata. È una nostra volontà evidenziarvela continuamente, perché vogliamo proprio rendere edotta la cittadinanza di come all'interno dell'arma esistano delle specialità dedicate appunto a specifiche materie che forniscono la loro competenza particolare e di elevato livello nei singoli servizi qualora sia necessario. Un incidente avvenuto lungo la A4 poco dopo le 9 di questa mattina tra Portogruaro e Sanstino di Livenza in direzione Trieste ha provocato lunghe code e disagi alla circolazione. 6 le auto coinvolte, di cui una con un carro al traino, e il bilancio parla di un ferito grave e alcuni contusi, tra cui anche 2 bambini. Il traffico è stato momentaneamente bloccato per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso sulla carreggiata. Il ferito più grave è stato trasportato all'ospedale di Portogruaro. L'incidente ha provocato code fino a 8 km che però sono state rapidamente smaltite nonostante il flusso straordinario di traffico di questi primi giorni d'agosto. Sono iniziati lunedì e si protrarranno per qualche settimana i raid aerei americani in Libia per colpire le postazioni dell'ISIS a Sirte. In questi giorni i velivoli sono decollati da una nave, ma non è escluso che Washington possa chiedere al governo italiano il via libera per utilizzare le basi sul nostro territorio, in particolare quelle di Aviano e di Sigonella. Il governo è pronto a valutare positivamente l'eventuale richiesta se fosse funzionale ad una più rapida ed efficace conclusione dell'operazione in corso, ha detto oggi il ministro della difesa Roberta Pinotti durante un question time alla Camera. La richiesta dovrà comunque essere valutata dal Parlamento, ma è difficile che l'Italia possa dire di no. Ieri anche il ministro degli esteri Paolo Gentiloni era intervenuto sulla lotta all'ISIS in un colloquio telefonico con il primo ministro libico. Gentiloni aveva manifestato il consenso italiano alla richiesta di aiuto indirizzata agli Stati Uniti per contribuire alla definitiva sconfitta dello Stato islamico. Sono in tutto 7 le persone indagate per l'incidente dell'ultraleggero precipitato a Camino al Tagliamento sabato scorso, dopo che il colonnello Pietro Giovanni Gnesutta, ai comandi del velivolo, ha lanciato il Mayday prima di tentare un disperato atterraggio d'emergenza. Nell'incidente Gnesutta è rimasto gravemente ferito, mentre la madre Paola D'Aulusio è morta nello schianto. Il procuratore della Repubblica di Udine, Antonio De Nicolo, ha confermato che oltre al pilota,
tuttora ricoverato in terapia intensiva, sono indagate per omicidio colposo altre 6 persone, alle quali sono in corso di notifica gli avvisi di garanzia. Venerdì prossimo, al più tardi sabato, dovrebbe essere effettuata l'autopsia sul corpo della vittima, anche per l'accertamento tecnico sui rottami dell'aereo. I tempi sono estremamente brevi, dato che si trovano a ridosso dell'argine del tagliamento, in un'area esposta agli elementi, che è stata comunque delimitata e coperta con dei teloni. E i magistrati udinesi sono anche impegnati su un doppio fronte per quanto riguarda gli istituti di credito, mentre continuano ad arrivare nuove denunce dei correntisti della Banca Popolare di Vicenza, sulla quale sono in corso da tempo le indagini. Ora i pubblici ministeri friulani indagano anche su Veneto Banca, in questo caso per l'ipotesi di truffa. Il punto della situazione con il procuratore De Nicolo. La procura di Udine è impegnata a questo punto su due fronti quando si parla di indagini per quanto concerne le banche, gli istituti di credito. Allora, noi ci siamo mossi sulla base di querele di vari cittadini e svolgiamo accertamenti in linea principale per reato di truffa e poi ci spingiamo a vedere se ci sono altri reati. È evidente che questo tipo di indagini vanno poi coordinate con le altre iniziative giudiziarie in corso, nell'un caso di Vicenza, nell'altro di Roma. Uno dei problemi per quanto riguarda per esempio la Banca Popolare di Vicenza era capire se c'erano dei profili di responsabilità a livello locale. A che punto siete? Allora guardi, noi abbiamo aperto numerosi fascicoli, direi che siano circa un centinaio, tutti seguiti dal medesimo magistrato che è il sostituto Elisa Calligaris, che li sta portando avanti mano a mano che le vengono denunciati i fatti, sta svolgendo le investigazioni del caso. In alcuni è già arrivata ad individuare alcuni responsabili nei funzionari, direttori di filiale che avrebbero conferito con i clienti inducendoli a fare cose che secondo questi clienti non avrebbero altrimenti fatto e ha proceduto e sta procedendo ad una serie di interrogatori per vedere se questi funzionari, direttori locali hanno agito su proprie autonome iniziative o su input, diciamo, dalla dirigenza vicentina. In termini di chiusura delle indagini, i tempi sono quasi maturi o c'è ancora del tempo? Io direi che per i primi tronconi, per i primissimi fascicoli, quelli che sono stati introitati 5-6 mesi fa, direi che i tempi sono maturi, siamo vicini alla chiusura. Il caso del Banco Veneto, il profilo è similare a quello del Banco Popolare di Vicenza? Quello che posso dire di Veneto Banca, intanto il numero di coloro che si sono doluti penalmente è molto più basso, mentre vi posso dire che le querele per i fatti del Popolare di Vicenza sono circa un centinaio. Per Veneto Banca direi che siamo cifre molto molto basse, non so nemmeno se arriviamo ad una decina. Anche questi fascicoli sono stati accorpati ad un medesimo magistrato per evidente omogeneità organizzativa, che è la collega Viviana Del Tedesco. So che la collega è a contatto con la Procura di Roma, cioè bisognerà valutare se la vicenda andrà totalmente accorpata a quelle seguite da Roma o se procederemo noi in loco individuando la competenza nostra. Indagano dunque i magistrati friulani, ma la vicenda è seguita direttamente anche da Federconsumatori del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo allora questa sera ospite in studio in diretta Barbara Puschiasis, che è presidente regionale dell'associazione. Buonasera e grazie per essere con noi. Innanzitutto un commento su questa stretta anche da parte dei PM di Udine sulla vicenda, sulle vicende. Sicuramente è una buona notizia, nel senso che finalmente qualcosa si sta muovendo. È chiaro che lascia abbastanza basito il tempo che ormai è passato dall'inizio delle indagini e il fatto che non si è arrivati alla stessa soluzione anche per quanto riguarda Banca Popolare di Vicenza, perché ricordiamo che stiamo richiedendo che vengano posti sotto sequestro i beni dei vari responsabili ormai da oltre un anno e questo purtroppo non si è ancora verificato. La conseguenza diretta è che i poveri risparmiatori che si sono visti perdere le somme depositate che erano i loro risparmi, purtroppo vedono diminuire anche le garanzie di rimborso. Ecco, nel caso di Veneto Banca sono stati sequestrati beni per 45 milioni, questo può rappresentare in qualche maniera una garanzia? Questo è una parte della garanzia, sicuramente 45 milioni sono assolutamente pochi per poter ristorare tutte le persone che appunto si trovano oggi a subire un danno. Infatti per quanto riguarda Veneto Banca, noi parliamo in tutta Italia di 88.000 azionisti e per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia di 3.400 all'incirca azionisti.
Quindi le somme sono ben maggiori e per quanto riguarda Banca di Vicenza, insomma, le dimensioni sono ancora ulteriori, perché parliamo di 119.000 azionisti e sul territorio Friuli Venezia Giulia di 12.000 azionisti. Noi chiaramente siamo impegnati nell'assistenza di tutte queste persone. Ricordiamo che dalle nostre sedi del Friuli Venezia Giulia sono partite oltre 2.000 lettere di diffida ai due istituti. Abbiamo assistito le persone nello sporgere le denunce e querele. Abbiamo sporto anche noi come Federconsumatori degli esposti per rappresentare tutte le situazioni, ma chiaramente quello che ci sta più a cuore è il rimborso degli azionisti. E per questo voi avete portato avanti una battaglia con grande determinazione, che è quella per la conciliazione. Esatto, proprio perché al di là dei procedimenti penali, che spero riescano a darci delle risposte anche per quanto riguarda le responsabilità delle vigilanze e degli organismi di controllo, quello che conta è quanto e quando verranno ristorati i risparmiatori. Per questo abbiamo già avuto degli incontri con Banca Popolare di Vicenza sui protocolli di conciliazione. L'amministratore delegato Iorio ha assicurato che da settembre i protocolli di conciliazione dovrebbero partire e quindi si dovrebbe discutere dei risarcimenti. A ruota dovrebbero venire anche i protocolli di conciliazione con Veneto Banca, però è chiaro che o le due banche stenderanno assieme a noi i protocolli di conciliazione, o altrimenti, se vorranno porci loro delle condizioni, ci sentiremo assolutamente liberi anche di andarle a sindacare e di andare ad affossare un protocollo che magari non va a considerare pienamente i diritti dei risparmiatori. Ringraziamo allora Barbara Puschiasis per questi aggiornamenti e ovviamente monitoreremo anche noi, appunto, la situazione, proprio in considerazione dei numeri importanti, insomma, del coinvolgimento di tanti risparmiatori friulani in queste due vicende. Grazie, grazie, grazie per questi aggiornamenti. Andiamo avanti con il telegiornale. Potrebbe passare presto in mani coreane la fabbrica Automotive Lighting della Magneti Marelli a Tolmezzo. Secondo indiscrezioni riportate dall'agenzia Bloomberg, la Samsung Electronics starebbe definendo con la Fiat Chrysler l'acquisizione di gran parte delle attività della controllata Magneti Marelli, in particolare la progettazione e la produzione di centraline elettroniche di controllo motore e dispositivi di infotainment, telematici, appunto, di illuminazione. A Tolmezzo l'Automotive Lighting Italia, fondata con il nome di Seima, impiega oltre 900 dipendenti per produrre fanali con i marchi Fiat, ma anche per altri colossi dell'auto come BMW, Mercedes, Audi e Volkswagen. L'acquisizione avrebbe un valore di 3 miliardi di dollari, circa 2,7 miliardi di euro. Secondo le stesse indiscrezioni, che hanno provocato in borsa un rialzo del 7% della Fiat Chrysler Automobiles, le trattative potrebbero andare in porto entro la fine dell'anno, con un incasso che dimezzerebbe l'indebitamento del gruppo guidato da Sergio Marchionne. Per il momento però i due gruppi non commentano le voci, limitandosi anzi ad un no comment. Ed ora ci colleghiamo telefonicamente con il collega Daniele Micheluz, che sta seguendo per noi la seduta del Consiglio Comunale di Pordenone. Sentiamo allora quali aggiornamenti dal capoluogo della destra Tagliamento. Buonasera Daniele. Buonasera Alessandra, buonasera ai telespettatori di Telefriuli. Sì, secondo Consiglio Comunale dell'Era Ciriani si dibatte di una questione molto importante, che è stata la presentazione del bilancio 2016, presentazione che è stata appena conclusa dall'assessore Maria Cristina Burnici, assessore al bilancio. Bene, un documento che pareggia 136 milioni di euro. L'assessore ha spiegato subito che il documento era ingessato, in quanto le tariffe, soprattutto per quanto può interessare i cittadini, quello delle tasse, erano state già fissate dalla precedente amministrazione comunale, quindi non si è potuto toccare più di tanto. Un documento importante che è già stato approvato dai revisori dei conti, è stato presentato al Consiglio Comunale. Adesso ci saranno 10 giorni di tempo per eventuali emendamenti, poi il documento ritornerà in aula per l'approvazione. L'assessore Burnici ha sottolineato come sono stati fatti dei salti mortali per riuscire in così poco tempo dall'insediamento a redigere questo documento, e bacchettando un pochino quella che oggi è l'opposizione, ma che fino a poco tempo fa è stata l'amministrazione in carica, ovvero il centrosinistra, per aver lasciato questo documento non approvandolo, quindi lasciando in eredità un documento non approvato, e questo ha portato a un congelamento di 700 mila euro che il Comune ha oggi in cassa, ma che non potrà utilizzare
nel corso di quest'anno, dovendo rinviare alcuni lavori, molti dei quali riguardavano la manutenzione delle scuole del capoluogo, che dovranno essere effettuate soltanto nel 2017. Adesso si discuterà di un'altra importante delibera, che è quella che riguarderà la TASI e che prevederà alcuni sconti, soprattutto per quanto riguarda i commercianti della TARI, scusate, cioè la tariffa sui rifiuti. Concludo semplicemente dicendo che in apertura di Consiglio Comunale l'assessore Guglielmina Cucci, assessore alle pari opportunità, ha portato la solidarietà da parte della Giunta, poi si è aggiunta anche quella del Presidente del Consiglio Comunale a nome di tutto il Consiglio, al consigliere, alla consigliera del Movimento 5 Stelle Carla Lotto, che è stata aggredita nei giorni scorsi mentre svolgeva il suo ruolo di autista per l'ATAP, che è la società che si occupa del trasporto pubblico a Pordenone. La consigliera Lotto non era in aula, però ha ricevuto comunque la solidarietà da parte di tutti, e subito dopo c'è stato un battibecco molto feroce tra il sindaco Alessandro Ciriani e l'assessore Mario Bianchini del Fiume sulla questione Idrogea, che fino a poco tempo fa aveva un amministratore unico, adesso si è passati al consiglio di amministrazione, quindi le opposizioni attaccavano il sindaco sul fatto che i costi adesso aumenteranno. Il sindaco ha ribattuto che la cifra invece resterà sempre la stessa, cioè 124.000 euro, che prima andavano tutti al vecchio amministratore unico, che era Marco Tullio Petrangelo, oggi in turismo FVG, mentre invece è stata spacchettata questa cifra nei 38.000 euro che andranno al consiglio di amministrazione, più gli altri che andranno al direttore, che deve essere ancora nominato, ma che insomma compenseranno una cifra finale a 124.000 euro. Adesso il consiglio prosegue sulla questione TARI. Grazie a Daniele Michelus per questi aggiornamenti. La paura di contrarre la meningite fa aumentare le richieste di vaccinazione al Dipartimento di Prevenzione di Udine. Tra ieri e oggi ne è stata somministrata almeno una cinquantina. In regione la psicosi meningite si sta gradualmente attenuando, ma l'attenzione non si spegne. Ieri sera intanto è stata dimessa la giovane romana ricoverata a scopo precauzionale all'ospedale di Udine, ma nonostante le rassicurazioni che non ci sia pericolo per chi non ha avuto contatto diretto con la giovane romana morta dopo aver partecipato alla giornata mondiale della gioventù di Cracovia, le strutture sanitarie friulane segnalano di aver ricevuto richieste dirette o telefoniche da parte di alcune centinaia di persone. Questa è anche una comitiva del Sud Italia che, appena arrivata a Tarvisio, ieri sera ha chiesto aiuto al 118. Tutti gli occupanti del pullman lamentavano disturbi, in modo particolare gastrointestinali, dopo aver assunto spontaneamente l'antibiotico indicato per la profilassi antimeningite. Ma la profilassi è raccomandata, ribadisce la dottoressa Linda Gallo del Dipartimento di Prevenzione della SUI di Udine, solo a chi ha avuto contatti diretti con chi è rimasto colpito dall'agente patogeno. Tra l'altro non è consigliabile assumere farmaci senza aver consultato il personale sanitario, anche per quanto riguarda il quantitativo, che varia a seconda dell'età e dello stato di salute di ogni individuo. In un comunicato l'ufficio pastorale giovanile di Udine ha suggerito di svolgere la profilassi da meningite a tutti i ragazzi friulani che fossero passati da Casa Italia tra mercoledì mattina e venerdì sera. Il procedimento comunque è necessario solo per chi è stato a contatto con la ragazza deceduta, mentre tutti gli altri dovranno restare in osservazione per 10 giorni per monitorare sintomi quali febbre alta, mal di testa o di gola, problemi di vista e perdita di conoscenza. Lo stesso Dipartimento di Prevenzione di Udine ha contattato via mail tutti i 380 giovani della diocesi friulana che hanno partecipato alla GMG di Cracovia per informarli sull'iter sanitario che devono seguire. La psicosi da meningite ha raggiunto anche i cittadini che non hanno partecipato al meeting. A decine si sono rivolti al Dipartimento per avere notizie sulla personale situazione vaccinale e per prenotare eventualmente la vaccinazione. Ed ora la vignetta preparata per noi da Fernando Venturini. Manamana. 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 Con la vignetta si conclude questa edizione del telegiornale. Vi ricordo tra pochissimo le previsioni del tempo e vi annuncio che a partire da lunedì, sempre dopo il TG, riprenderà la rubrica curata da Marco Virgilio per le previsioni meteo. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.